In una lettera gli scrive che ha capito che lui è un colibrì, non tanto per la questione della dimensione, che adesso è superata, ma perché come il colibrì lui impiega tutte le sue energie per restare fermo. Colibrì è Marco Carrera, questo è il suo soprannome fin da quando è piccolo, perché è proprio piccolo, nel senso che non cresce come gli altri, rimane piccolo, di una piccolezza però agguerrita, aggraziato, molto veloce, bravo negli sport. La madre, diciamo che ci elabora intorno una specie di mito del colibrì, lo chiama lei colibrì. Crescendo, il padre soprattutto si rende conto che è un problema e va in cerca di qualcuno che possa far crescere questo suo figliolo e trova un protocollo sperimentale presso un medico di Milano, gli fa fare questa cura degli ormoni e il ragazzino in effetti cresce, gli rimane addosso il soprannome ma non più legato a una ragione evidente. Solo che nell'arco della sua vita arriva un momento in cui la donna della sua vita, e cioè la donna con cui lui non consuma l'amore mai, ma soltanto con cui si sente, si tengono in contatto con lettere soprattutto. In una lettera gli scrive che ha capito che lui è un colibrì, non tanto per la questione della dimensione, che adesso è superata, ma perché come il colibrì lui impiega tutte le sue energie per restare fermo. Ed è una cosa che sa fare solo il colibrì, per cui per stare insieme a lui è difficilissimo, perché la gente tende, anche sbagliando, ad andare avanti. Marco Carrera è un eroe della resilienza. Poi dell'immobilità, e cioè dello star fermi, lui non è che faccia un elogio, non è che lo teorizzi, è che in effetti lui si trova a vivere nel tempo, a cavallo dei 2 secoli, in cui per la prima volta il mondo, cambiando, ha cambiato in peggio. Resistere a questa deriva, a questo cambiamento fine a se stesso che quasi sempre è in peggio, diventa una filosofia ex post, anche se lui è un oculista, non è che lui vuole muovere le folle o vuole dare una speranza al mondo, lo fa per la sua vita. C'è una cosa alla quale, diciamo, tengo, a prescindere dal fatto che compaia dentro al romanzo e che prefigura una specie di guerra, è già in corso secondo me, ma che è destinata a farsi molto visibile nei prossimi anni, non una guerra militare, una guerra mediatica, una guerra culturale, che questo sia un conflitto tra minorenni e loro genitori o loro nonni. Abbiamo visto strade completamente riempite di bambini, ragazzini, guidati da questa bimbetta, che non è che sia un genio, Greta Thunberg, che è una persona molto determinata, ha detto quello che andava detto agli adulti, ai propri genitori, all'ONU, a che fatela finita, piantatela, bisogna cambiare strada. Nel finale, ambientato nel futuro, il colibrì dà un contributo a questa causa che si crea, perché appunto si crea un conflitto sociale, politico, in cui i minorenni, tra cui la sua nipotina, cercano di anche loro arginare questa deriva che porta al disfacimento, per forza. Questi sovranisti sono lì che menano legnate alla Costituzione, a tutti i diritti, e poi, oh mamma mia, come se fossero delle signorine dell'Ottocento, quando uno usa una volta il loro linguaggio esasperato e dire far saltare i denti, è ovviamente che cosa? Prendo e vado a saltare i denti? È chiaro che è un modo di dire che uno è esasperato, perché avevo visto il dibattito parlamentare, cioè una cosa che doveva essere alta, e avevo visto questi leghisti fare degli interventi in Parlamento umilianti. Naturalmente adesso tutte santarelline, ah, Veronesi vuole fare violento, vabbè, io sarò pure violento una volta, ma questi, e sono 3 anni che stanno spargendo una violenza nei confronti delle donne, nei confronti degli omosessuali, per cui questa cosa qua proprio non l'accetto nemmeno, la rimando indietro al mittente. Questi hanno cercato e stanno cercando di smantellare
il concetto stesso di soccorso in mare. Ma stiamo scherzando? Ma questa, quattro gatti come loro, non è che possono fare una cosa del genere. Questa è una cosa millenaria. La maggior parte delle migrazioni, che sono sempre state, diciamo, la linfa vitale dell'umanità, sono avvenute per disperazione, a rischio della vita di tutti, no? E sono sempre state benedette o maledette dagli dèi. Non è che possono arrivare quattro stronzi e dicono no, non si salva più nessuno in mare perché se no questi vengono nel nostro territorio, stanno a casa loro. Ma che scherziamo?